Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. Adesso facciamo un viaggio nelle Marche, andiamo a scoprire le belle colline dell'Anconetano e il mare del Conero sulle note di una fisarmonica di Castelfidardo, un'eccellenza artigiana conosciuta in tutto il mondo. Ce lo racconta Linda Tugnoli. Che non suona sulla parte di basso. Là eccezionalmente è bloccata. La fisarmonica, non un semplice strumento musicale, ma un capolavoro di altissima tecnica in cui risuonano due secoli di tradizione, di straordinarie invenzioni e di artigianato d'eccellenza. Oggi è anche strumento di musica colta, in mano a grandissimi musicisti internazionali, e viene insegnata in qualche conservatorio italiano. La sua storia è però quella di uno strumento popolare nel vero senso del termine. Una piccola orchestra portatile che ha regalato musica per ballare nelle aie e nelle piazze a chi non avrebbe altrimenti potuto permettersela. Tonino, nel suo piccolo laboratorio di Castelfidardo, nelle Marche, restaura fisarmoniche antiche e moderne. Realizza su richiesta anche pezzi unici, interamente fatti a mano, a partire da semplici assicelli di ligni diversi con le quali costruisce la cassa. Migliaia di componenti, centinaia di ore di lavoro, precisione certosina, straordinaria conoscenza della meccanica dello strumento sono gli ingredienti necessari. Io sono nato in mezzo alle fisarmoniche perché fin da bambino guardavo mio padre nel lavoro sia in insegheria che nella parte dell'assemblaggio, del montaggio delle tastiere. E poi mano a mano, anche dopo la scuola, aiutavo mio padre nelle varie fasi di lavorazione. E poi con il tempo ho sostituito mio padre. Le voci, costituite da ance metalliche che vibrano, rappresentano il cuore della fisarmonica, il mantice i suoi polmoni. Tasti, bottoni, valvole creano un delicato meccanismo che libera il passaggio dell'aria alla voce che produce la nota. La sorella di Tonino è specializzata nella realizzazione delle soniere, in cui sono fissate le voci. Come due secoli fa, per il fissaggio usa purissima cera d'api. Non guasta, come nel caso di Tonino, che l'artigiano artista sappia anche suonare. D'altra parte, chi nasce qui ha la musica della fisarmonica nel sangue. Castelfidardo, infatti, piccolo paese della Marca Anconetana, è famoso in tutto il mondo proprio per la produzione di fisarmoniche. Nelle circa 30 aziende presenti sul territorio, questo strumento viene ancora costruito in modo totalmente artigianale. Ovvio che anche il primato della fisarmonica più grande del mondo appartenga a Castelfidardo. Leggenda vuole che alla nascita di una delle eccellenze italiane maggiormente riconosciute a livello internazionale abbiano contribuito un viaggio e un incontro fortuito. Anno 1863.
Un pellegrino austriaco di ritorno dal vicino santuario di Loreto chiede ospitalità a una famiglia di contadini di Castelfidardo. Con sé ha un modello rudimentale di scatola musicale inventata a Vienna 30 anni prima. Uno dei figli si incuriosisce sin da subito allo strano strumento, lo smonta nottetempo per capirne il funzionamento e decide di riprodurlo. Quel giovane si chiama Paolo Soprani e passerà alla storia come il padre dell'industria italiana della fisarmonica. La storia della Pigini Fisarmoniche invece inizia subito dopo la guerra, nel 1946. Fin da quel primo dopoguerra il fondatore Filippo Pigini ha esportato le sue fisarmoniche negli USA, in Canada, Svezia, Danimarca, Argentina, Egitto, Pakistan. La strada per creare fisarmoniche d'eccellenza passa per l'assoluta perfezione nella linea estetica, nella purezza della voce, nell'accurata scelta dei legni, nella precisa lavorazione delle meccaniche, nel perfetto equilibrio tra leggerezza e sonorità. Ma anche nel continuo dialogo con gli artisti che poi devono trarre dalla fisarmonica la loro individuale e irripetibile musica. E naturalmente per una produzione di altissimo artigianato come questa, l'ingrediente fondamentale sono le mani e la passione di chi lavora qui. Io faccio il montaggio dei pistoni della mano sinistra. Vado ad assemblarli, ogni uno a mano, e a registrare perfettamente ogni catorcetto, ogni uno è una nota. Il mio lavoro consiste nel limare le voci in modo tale che cambino la propria gradazione nei decent e raggiungano il tono perfetto. Io ho uno zio che faceva i mantici, ho un nonno che montava i registri, ho un altro zio che faceva le meccaniche. È una cosa che è quasi naturale che si parli di fisarmonica all'interno della famiglia. Sono suonato sempre la fisarmonica, poi ho fatto il conservatorio, contrabbasso, e quindi la musica è al centro della mia vita, la fisarmonica è al centro della mia vita. L'estrema specializzazione di questi artigiani del suono serve a raggiungere la perfezione in ogni parte dello strumento. Adriano lavora qui da 45 anni e si occupa della mano sinistra. La cosa che mi ha trasmesso Gino Pigini è che non può essere un lavoro normale, ma deve essere una passione. Lui mi ha sempre detto che la fisarmonica non si finisce mai, perché aveva due significati. Che se costruita bene è uno strumento che dura per 100-150 anni, non si finisce mai sotto quello. E nell'altro senso non si finisce mai di costruirla. Uno strumento da concerto, solo nella parte meccanica, questa parte qua, ci sono circa 12.000 pezzi.